Bella raga, c'è tutto il comendone veneziano come vi ho spiegato nel video precedente, quinti in griglia, ma siamo secondi, penso per delle penalità. Raga, abbiamo una chance incredibile, lo sappiamo, Monza è la gara del cume. L'obiettivo, il podio sarebbe bellissimo, ragazzi. Vediamo. Siamo con le yellow, come i medi. Vabbè, ci posso stare, Beppe, ci posso stare. Vai. Che occasione che abbiamo, ragazzi. Mamma mia, siamo Ci secondi. siamo, eccoci. Il giro di formazione sta per iniziare e le temperature del tracciato sembrano Raga, a Monza cocenti. tutto è Staremo possibile. a Una gara vedere dove ho come le vinto con scuderie macchine che più gestiranno questa scarse di condizione. queste. Mentre le auto si preparano per la partenza, noi speriamo di assistere a una gara C'è emozionante, tensione, talmente Beppe. memorabile da fare la storia del nostro sport. Il podio non è cosa impossibile con il ritmo a Monza. Vediamo, vedremo. La tensione è alle stelle. Ci giochiamo tanto oggi. Raga, vai, go, go, go. Qua sono a sandwich, il cume è a sandwich. E mi sono preso la position, me la sono presa secondo, perfetto. Il sottoscocca ha preso una botta, ma nulla di serio. Ma dove? Ma dai, ma stai zitto almeno. Cioè, chiaramente abbiamo gente più veloce, sarà un'impresa fare il podio, ma io ci provo. Leclerc, cosa ho fatto a Leclerc, scusa? Perché a Monza c'è ritmo. A Monza ci deve essere il ritmo. La macchina è integra. Buona partenza e godo. Sto attento alle chicane perché mi spacco il fondo in un secondo. No, brutto errore qua, bruttissimo errore. Ai ai ai. Cappellone cumendiano. Non ci voleva questo. Ancora, cazzo, la macchina, faccio fatica a tenere la macchina sto primo giro. Ai ai, fuori già dal podio. Sono più veloci, ragazzi, sono più veloci. Mamma mia, cosa sto rischiando? Ah, peccato. Ok. Per fortuna non mi ha dato la penalità. Però il sottoscocca è un po' danneggiato adesso, eh? Mosso cazzi, signori. Sembra un sogno impossibile il podio. Il fondo della macchina è quello che è, ragazzi. Tanto il nostro. Il sottoscocca è un po' danneggiato, avvertirai la differenza a Che breve. bello, il nostro pilota è ultimo in classifica. Ma che botta, si sta rallentando un po' tutti. Dai ragazzi, involiamoci. Voliamoci verso la gloria. Tanto Gigi Hamilton è in testa. Il grande Gigi Hamilton. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone Che DRS se bello. sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Dai, che due volte possiamo ancora tenere il passo, secondo me. Abbiamo la macchina comunque leggermente danneggiata sotto e non è positiva la cosa. Ok,
Abbiamo dovuto finire questa stagione, ragazzi, per sistemare il discorso meteo, perché mi ha rotto abbastanza i maroni. Un bug assurdo. Dai però. Perso già da 2 secondi. Il podio, salgo di tiri davanti. It's impossible. La sosta è prevista tra il 12° e il 16°. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 33,8 secondi. È forte. Il prossimo anno prendiamo un bel pilota. Però c'è ritmo, ragazzi, c'è ritmo. Sono contentissimo di questo. Non so cosa è successo, ma Virtual Safety Car. Sono dei detriti in pista, probabilmente. Niente di grave. Virtual Safety Car. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Ok, si ritorna con green flag. Bandiera verde. Il sottoscocco è un po' danneggiato. Beh, qualcuno andrà in box, adesso vediamo chi ha rotto l'ala. E adesso se ne sta andando Perez, purtroppo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 4,3 secondi. Qualcuno a te box, infatti. Eccolo là. Box e safety car. Ritiro per Alonso e Gasly. Box e safety car. Veloci, ragazzi, veloci. Bravissimi, bravissimi. Molto bene. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Squalificato Mick, casino, ragazzi, bordello infernale. Bordello infernale. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Ok. La safety car. Siamo quarti. Ok. Alleggeriamo un po' il motore. Un po' di bordello è successo, molto bene. Leclerc e Perez non sono andati ai box, ma probabilmente riusciranno ad andare senza perdere la position. Questo sembra abbastanza oggettivo. Sono ai box adesso, io hanno tutto il tempo. Avevano un vantaggio devastante. Mamma mia che gara, però anche questa. Almeno sti colpi di scena ci sono. Tu credo state ai box, purtroppo, comunque tanti. Voglio il podio. Qua solo a Monza possiamo farlo il primo anno. Cedi la posizione. Vai. Siamo in regime di safety car e non sono consentiti i sorpassi. Siamo in regime. La posizione. Dai, bisogna superarlo adesso, non abbiamo altre chance. Solo adesso possiamo. Bravo Kume. Delizioso Kume. Siamo terzi. Però sarà un'impresa, ragazzi, abbiamo gente troppo più forte di noi. Ci vuole il miracolo quindiano. Mamma mia che lento è il primo giro con le gomme fredde, per noi è sempre one disaster.
Ok. GG Hamilton, first position. Carletto Leclerc in seconda. Veneziano in terza. E fa già ridere così il miracolo monzaniano. Il problema è che sono tutti troppo veloci qua. Vediamo quanto dura il The Dream. Forse poco. Vara Russell però. Vergognoso Russell. Dai che se prendiamo la scia però c'è anche Perez. Di squadra è 5,9 secondi. Aia. Ma Vara cosa fa? Incredibile. Per poco mi ritiravo, ragazzi. C'è andata di culo. C'è andata veramente di culo. Era essere più veloce. Mamma mia ancora. Sta succedendo il finimondo, mi sono giocato con Russell, ma devo provare a lottare fino alla fine, fioi. È un'occasione troppo ghiotta. Chiedo venia. Ormai anche nella realtà si danno sportellate ogni secondo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 4,6 secondi. Sì, ormai i primi se ne vanno, è ovvio. No, proprio guardare dietro che pirla. Forse Russell andrà ai box, bisogna capire se il danno all'ala è grosso. Infatti Russell ai box è DRS consentito. È andata male Russell, ripeto, però anche noi DRS consentito. Non al top. È lotta vera ragazzi. Possiamo pregare che il motore anche possa andare al top fino alla fine. Leclerc è passato in prima posizione. Leclerc è incredibile, qua c'è Ocon. Mamma mia, lungo. Mi supera Ocon. Il podio è andato. È ufficiale, ragazzi, il podio è andato. Sogno finito, ragazzi. Il sogno del podio è andato. Siamo ancora più lenti rispetto a questa scuderia. C'è poco da fare, già un miracolo. Ripeto, Monza, sappiamo che è una gara dove faccio sempre grandi cose, ma il podio forse è ancora troppo presto. Però non siamo ancora lontanissimi da Ocon. Miglior terzo settore comunque. It's incredible. Stiamo recuperando. Ocon non è impossibile superare. Non pensiamo di aver già perso il podio, raga. Proviamoci. Proviamoci, raga. Mamma mia, questa sciccana faccio sempre di merda. Hai danneggiato il diffusore posteriore, avvertirai un benissimo calo di prestazioni notevole d'ora in poi. Molto bene. Moso cazzi, veramente, sarà quasi impossibile. Anche il quarto posto diventa difficile. Non cercare di stare. Mamma mia, ancora leggeri danni. E siamo anche sotto DRS. Siamo in DRS forse, sì. No. E mi
mi supera anche Sainz Junior. Ok, hai perso una posizione, ma restiamo concentrati. Ancora. Ne taglio culo, affancuore. Basta, ho perso un po', ho perso praticamente grip, ho perso tutto coi danni. Moso cazzi, Uwe. Come ci prova? Adesso sarà una lotta continua. Ocon si sta pigliando la terza posizione, Leclerc invece ormai andrà a vincere il mondiale. Questa l'ho presa bene, finalmente ho preso bene una curva. Il diffusore posteriore. Lo so, basta. Dovresti sentire la differenza. Alex, sta zitto. Confermato, la prossima volta che rientrerai ai box bilanceremo l'angolo dell'ala anteriore. Alex, zitto. Alex, zitto. Hai urtato l'ala anteriore. Oh, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Crediamo che il sottoscocca sia un po' rovinato, ma niente di serio. Danni al diffusore posteriore, sentirai gli effetti a breve. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Niente, la macchina è andata comunque. Purtroppo la macchina è andata. Si prova ancora il Kume. Mamma mia. Stiamo tenendo la posizione per miracolo. Ma siamo in grossa difficoltà. Dura tenere il passo, siamo ancora quarti, ma eccolo qua, Verstappen, perdi, scusate. Mamma mia. Lei è durissima, Beppe, lei è durissima. E anche la quinta piazza, la quarta piazza è andata. Troppo più forti Red Bull, ovviamente. La macchina ormai fa sempre più fatica a rimanere in pista. Hanno anche le gomme usurate. Ok, Verstappen davanti, Perez dietro. Siamo a sandwich tra le Red Bull, tra i bibitari. Come ci prova comunque? Il Kube ci prova. Questo è il punto dove guadagna di più veneziano. Attenzione che non è finita per il quarto posto. Ecco, è proprio una cosa impossibile. Mamma mia. Leggero colpo. E vai box. Ma cosa c'è? Insomma, dai. Questo è ridicolo, ragazzi. Colpo leggerissimo e vai box Verstappen, mi dispiace per lui. Ci sarà polemica, ma mi sembrava una cosa grossa, sinceramente. Boh. Non ho ben capito questa cosa, sinceramente. Comunque attenzione a Perez. Ok. Ce lo riprendiamo. Questa non l'ho presa per niente bene. Mamma mia, gara cattiva, questa gara cazzuta è cattiva. No, mi butto, incredibile.
Si vendica Perez, si vendica Perez di Verstappen e mi butta fuori. Meno male che la gara è finita, mamma mia, distruzione totale. Vince Carletto, noi siamo quinti. Proprio Perez mi ha sderenato fuori. Sono senza lettone praticamente. Vabbè, quinto posto però, mamma mia. Scontri finali, ragazzi. Scontri finali. Ancora quinto posto, siamo molto favorevole. Lando per tutte le giorni ci sta. Sono riusciti a sfruttare a dovere le sci... Leclerc ormai veramente... La Ferrari... è pronto a vincere il mondiale per la Ferrari dopo tanti anni. E ora diamo un'occhiata alla classifica. Terzo Barso. Charles Leclerc conferma la sua prima posizione in classifica, staccando ulteriormente gli avversari per il titolo. Siamo dodicesimi, bei punticini. A tuo parere, costruttori, sei brutali, questo è l'obiettivo. Il mio voto va di sicuro a Lando Norris. A Singapore finiamo la ultimi in classifica, in qualifica. Sarà una gara difficilissima, le possibilità di ritiro sono elevatissime, però intanto le nostre lo stiamo già facendo con due belle prestazioni, due quinti posti che ci hanno dato buon margine per finire il campionato costruttori davanti alla Aston Martin, il nostro obiettivo. Raga, ho strutturato il comendone veneziano. Ciao!